Allora, oggi siamo qua a fare un video, non lo so, ma più o meno, Sì. una specie di challenge. Challenge. E abbiamo comprato, come vedete, queste quattro confezioni di noodles, più questi due che abbiamo già messo nel piatto. Questo è quello con salsa teriyaki, Questo non mi ricordo. curcuma e curry, mi pare, Ok. una roba del genere. E abbiamo detto, boh, riusciamo, cioè proviamo a vedere se riusciamo a mangiare tutti questi noodles in, diciamo, in poco tempo. Poco tempo. Quindi, insomma, proviamo. Ovviamente dobbiamo, cioè, scambiare Dividerci. stesso. Beh, dividiamo già. Sì, ci sono anche tutti quelli, ma vabbè. Vai, butta. Questo scambio. Proviamo di fare la metà, Sì, beh. più o meno. Bene, senso. Buon appetito! Alle 4. Sono piccantini questi. Quali? Quelli rossi. Questi? Teriyaki. Sarà che avevo fame, no? Sì, perché dovete capire che sono le 4 del pomeriggio. Non vi dico neanche perché mangiamo a quest'ora, ma vabbè. È lo spuntino. A merenda. Merenda. Buoni questi qua col curcuma. Zenzero, non è curry. Curcuma e zenzero. Quelli bianchi? Quindi io se ne sono. Sono da poco. Non ti lasciano gusti in bocca. No. Questi mi sta facendo. Allora, se non si vede. Il brusino. Sì, infatti abbiamo preso tutti i microonde. 3 minuti un corno, però. Sono venuti 5 minuti. Niente, mi piace stare là. Buoni. Quelli da bianchi di più. Bene, eccala! Gatta, buongiorno. Bella. Sei molto. Vuoi stare al centro dell'attenzione? Dove vuoi andare? Dai, no. Dai, vada giù, prego. Devo bere anche. Gatto! Ma ti devo tagliare. Vieni qua, dai. Io non ti prendo in braccio perché l'ho fatto mini graffi. Dai. Brava. Sì, vabbè, non è che non risalga adesso. Sì, infatti. Adesso non so che gusto abbia questa cosa. È aranciata. Sì, è più buona. Bene, sì, siamo andati di aranciata perché non avevamo altro in casa. Bene, poi andiamo, manzo, pollo, verdura o gamberetti? Wow, da quanto non avevo. Ma dobbiamo dividerci, cioè ci facciamo due e No, li usiamo tutti. Sì, due. Ma come cacchio fai? Sei il brodo. vabbè. È misero. Intanto ci tiriamo giù il Dove vai i robo qua. gamberetti? Wow, quanti sono? Mi sembra Te l'ho meno. detto, ma va, forse sono 60 grammi, Ma è una porzione sola questa cosa? Sì. Maria santa. Butta Si sa tesoro. che quelli mangiano il botto. C'è il sughetto. Ciò, lo vuoi tu? Un pochino sì. Infatti. Se no non sa da gamberizzi, ma sa da nudus bianchi. Butta, butta. Ma questi me li ho buttati tutti Ok. io. Eita. No, Vai, butta giù. Oh, no, basta. Oh, va bene. Jessica, puoi farcela. bene. Gamberetti via. Cioè, guardate, sono bianchissimi. Sono belli che zuppi. Sentire Sentite il retrogusto mare. Molto retrogusto. Sì. Non
nessuno muore. Ne ho mai assaggiati sti qua. La riprendo mai. Anche io. Se ne vado fuori a mangiare. Sì, o al massimo quelli in pacchetto. Esatto. Quelli di prima. Sono più buoni, mi piace lì. Beh, non sono male, però. Però ancora mi sono stufata. Scusate, sto uccidendo l'Asia, ma... Siamo in Italia. Non ho voglia. Sto cercando di battere una specie di record, quindi... Masciughetto. Ti attacchi perché... Madonna, ma dovremmo cambiare il piatto. Lo bevo. Se vuoi fare la... La sboldra. La? La sboldra. Quella. Faccio schifo che lo faccio. Che cosa? Se bevo. Se bevi. Lo giudicherà la gente che guarda il video. Baffa. Ti do anche il mio. Cosa? Robe. Ah, ma è buono il brunino. Guardate questo. Se riuscite a vedere. Bisogna mescolare. Guarda là. Ecco come l'ho detto. C'è forse un po' più di acqua qua. Ma apri questa roba perché sennò non riusciamo a toglierci. Infatti. Scusate, prima una salvietta qua. Prima le due. Sì, no, perché altro che abbiamo lavato. Qui c'è il sughetto malecinto. Ho la fotocamera, quindi anche no. qua c'è tutto, buttati via sto sughetto, per carità di sughetto. Come faccio a buttarli via? Cioè, a buttarlo via. Questa verdura proprio non mi ispira per niente. Più che altro è troppo bianco. Sì. Vuoi il sughetto o no? Ma che no? Sono tutti pezzettini qua. Butto giù per il cesso. Vabbè. Assaggiamo. Buon assaggio. Non mi ispirano. Fanno schifo! Non sei proprio da niente. Neanche, cioè, da mezze carote più o meno. Neanche. Che melma. Beh, che schifo. Avete presente la carta? Uguale. Che schifo. Carta riciclata. Ma proprio... Bene, ora so che non li prenderò mai più questi qua. Che schifo. È veramente per gente che... non ha gusto. Non riesco mica a finirli. Mi fanno schifo. Li riputiamo dei... Beh, assaggiamone due o tre prima. Esatto, lo sto a buttarli tutti. Comunque abbiamo ovviamente perso il record perché... Sì, beh. Vabbè, ma il pollo sono buoni, praticamente. Sono più mangiabili questi. Ma sono veramente tanti dentro. Sì, ma non fa niente. Vengono fuori due porzioni, non una. Ah sì, non so quanto uno abbia fame, ma... Vabbè che se lo tiene per tutto il giorno, magari gli basta anche. Mario. Sono un po' più buoni. Continuo a preferire quelli fatti in padella, però Decisamente. Cioè, hanno più gusto. Adesso devo dire che quelli con i gamberetti mi dispiacevano. Da passarli in padella, forse. Cioè, li fai al microonde, dopo li butti in padella con la loro salsetta. Esperimenti che farò mai. Esatto. Ma sto scoppiando. Che voglia. Sono full. Comunque questi erano quelli col pollo. Madonna. Per ora i meglio sono quelli
quelli allo zenzero, là cos'è? Zenzero, sì, ma anche quello di quella teriyaki, quelli rossi, un retrogusto piccolo. Sì, bravo Mario. Sono freddi. Sì, sono tutti i mezzi freddi perché li abbiamo riscaldati tipo mezz'ora fa, ma dettagli. È successo un inconveniente. Sì, che non si è ancora risolto, però va bene così. Va bene, e... Sì, ho fatto la mia salvietta. Avevo una salvietta. Ah! Ok. Però... Tutto il bronzo. Bronzo maledetto. Cos'è? Guarda quella. Cosa vuole fare? Uscire, sto scrivendo un modo per uscire. Non esci. Non ti dai. Questi sono al manzo. Che schifo, vomito. Il manzo? No, per tutto, non ce la faccio più. Ma sai solo che anch'io? È ovvio, cioè, ne abbiamo mangiati un sacco. E di fretta anche. Oddio. Giunti. Ascolta, prendene un pochi. Beh, c'è da dire che abbiamo speso veramente poco. Quindi se volete fare questa challenge potete farla. Sì, è per i poveri. Mi è giusto vomitare a guardare questa roba. Che vabbè. Direi che non mangerò noodles per tipo 3 mesi. Probabilmente anche io. Cioè, beh, ne rimangiamo da un sacco. Nell'ultima che Fortnite. Questi sì, anch'io. Non li mangiamo mai, sono solo là li mangiamo. Perché sono comodi, costano poco, li prendi, li fai, capito? No, io prendo già un giorno. Mangio solo quelli, praticamente. Quando li mangio. Sono buonissimi. Io me ne prendo 2. E nel caso non avessi voglia di cucinare, so cosa fare. Mamma, sono piena. Sto per vomitare. Non ce la faccio più. No, io già la faccio, gente. Mi dispiace, ma sì, questa cosa. Non ce la faccio, c'è il vomito. Che cosa? Pensati quella amara. Vabbè, insomma, la challenge è fallita. Fallita miseramente. Molto miseramente. Noi che praticamente siamo morte. Vabbè, non mangerò fino a stasera. Mangerò il cialatto stasera. Prende uovo in mozzarella, va bene. Comunque diteci nei commenti se volete delle challenge così magari fatte un po' meglio. Sì, questo è stato molto spiccia spiccia. No, ma non è quella, che proprio non ci stiamo, siamo piene. Secondo me bisogna farle in tante persone queste cose. Però sono sicura che prima o poi rifaremo gli assaggi americani. Mamma, ci manca ancora un sacco di cose da assaggiare. Voglio, beh, qualsiasi tipo di assaggio. Le robe strane. Non so, è una vita che non facciamo video assaggi. L'Italia non è più bella. Vero? Top. Le campane ci fanno compagnia. Come sempre nella mia vita. Comunque, diteci appunto nei commenti se volete altre challenge di questo tipo. Insomma, alla fine, facendo un riassunto, questi li abbiamo lasciati in metà. Vabbè, erano quelli finali. Questi abbiamo lasciato il brodo. Questi tutti? Quasi tutti, perché ci siamo rifiutate, quindi vabbè, abbiamo veramente perso al massimo. Abbiamo avuto due soldi. Questi mangiati tutti perché erano buonissimi. E i due, cos'è? Teriyaki e zenzero e cos'era? Zenzero e kurkuma, mangiati tutti. Quindi sì, diciamo su 6 pacchetti abbiamo mangiati 4 praticamente, perché questi due li abbiamo mangiati. Vabbè, dai. Questo la buona. Passatecela. Ecco, quindi diteci tutti nei commenti se avete altre challenge così, o video assaggi, o mukbang, o ASMR, che è dal coreano, che non faccio un ASMR. Quello che hai fatto tu quella volta, che poi sono stata all'ospedale. Madonna. Proprio quella volta, vabbè. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Diteci nei commenti se avete qualche challenge da consigliarci. Di assaggiare qualcosa. Esatto, qualche tipo di cucina che non abbiamo ancora assaggiato. Madonna, avrei dovuto fare il video quando siamo andati all'Etiope. Non siamo più tornate, quindi vabbè. Quindi dici quello che volete, iscrivetevi al mio canale, lasciate
un like, un like, la campanella, attivatela così riapparete le notifiche e non ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.